precisare che il cane e il gatto non prendono il Covid-19, quindi possiamo stare tantissimi con i nostri animali che non ci ammaliamo. Allora, mi piace precisare una cosa. Il coronavirus, di coronavirus ne esistono veramente tantissimi tipi. Il cane prende il coronavirus, ma è ben diverso dal Covid-19 che può prendere l'uomo. Sintomi completamente diversi, da sintomi gastroenterici. Quindi non dobbiamo confondere il coronavirus del cane e del gatto con il coronavirus dell'uomo. Sono due cose completamente diverse. Il coronavirus dell'uomo si attacca a dei cani che il cane e il gatto non ha. Siamo tranquilli e non ce lo trasmette. Ogni tanto salta fuori qualche notizia che ho trovato un barboncino col coronavirus, eccetera. In realtà, se viene anche a contatto con il Covid-19, può anche entrare. Lo possiamo trovare con un tampone, però va a morire lì, non entra nelle cellule. Però, Salvatore, lei ha aperto una finestra su un concetto che oggi volevo affrontare, casualmente diciamo l'ha anticipato, perché molto spesso, e su questa cosa ovviamente i giornali marciano sotto la spinta emotiva delle persone, mi pare che le persone a casa non hanno ancora capito che sul gioco di parole Covid e Covid-19 sono due cose ben diverse, perché le influenze sono Covid evidentemente, ma il Covid-19 è la vera influenza. Quindi attenzione, dottore, mi corregga dove sbaglio, attenzione alla definizione di Covid-19 è quella l'influenza che sta colpendo adesso. Essere morte per Covid potrebbe essere la morte per un'influenza normale, quindi bisogna prestare attenzione anche a questo. È giusto, dottore, come... Corretto, sì. Esattamente, esistono tantissimi tipi di coronavirus. Ci sono dei ceppi molto patogeni e dei ceppi assolutamente tranquilli, che non dà nessun problema. Quello che noi ci dobbiamo concentrare in questa pandemia mondiale è il Covid-19, che fa una strada tutto per sé. Quindi, diciamo, perché su questa cosa qua, ovviamente le persone a casa parlano di Covid, vaccino per il Covid, attenzione, perché ovviamente dobbiamo cercare, bisogna appunto capire quando è Covid-19 e quando è Covid, perché ovviamente talvolta le informazioni possono essere male interpretate. Senta, dottore, poi fra l'altro lei, in questo momento in cui sicuramente gli animali svolgono, dal mio punto di vista, una funzione molto importante, lo hanno sempre fatto perché c'è un aumento della presenza degli animali in casa, però in questo momento gli anziani, le persone un po' sole possono trovare un riferimento, un animale da compagnia, però lei ha fatto una cosa speciale perché ha creato questa clinica mobile. Ci vuole spiegare un po' meglio come funziona? Cos'è? È praticamente un servizio veterinario a domicilio, visto il periodo dove è meglio non creare assembramenti, dove è meglio non stare tanto in sala d'attesa, abbiamo deciso di svolgere la nostra attività professionale direttamente a casa del proprietario. Quindi non fanno altro che chiamarci, noi andiamo a domicilio e facciamo tutte le pratiche del caso, e questo è quanto, ecco, per limitare lo spostamento soprattutto delle persone.